Oggi la nonna ti racconta come fai i pomodori ripieni di riso. Questi sono cotti al microonde, ma ovviamente li puoi cuocere anche nel forno tradizionale. È una ricetta a modo mio, tratta dal manuale di cucina Il Carnacina e modificata in seguito all'esperienza acquisita. Lava i pomodori, taglia orizzontalmente la calotta dalla parte del gambo e allineali vicini con la propria calotta in modo da non confonderle successivamente. Togli la polpa interna, i semi e l'acqua di vegetazione con l'aiuto di un cucchiaino, mettila in una pentolina, aggiungi un pezzettino di peperone e fai cuocere a fuoco dolce con il coperchio fino a quando è morbida. Versa il riso in una ciotola, un cucchiaio di riso per pomodoro, io uso riso Carnaroli. Troverai tutti i dettagli, dosi e ricetta spiegata passo dopo passo sul blog ricettario della nonna. Basta che digiti su Google pomodori ripieni di riso, nonna Picetto, e ti apparirà immediatamente. Trita a coltello o pesta nel mortaio il basilico o la mentuccia con lo spicchio di aglio a cui avrai precedentemente eliminato l'anima e il germoglio interno indigesto, in questo caso basilico e aglio. Aggiungili al riso e inserisci un filo d'olio e un pizzico di sale. Passa al passaverdura l'interno dei pomodori. Aggiungine qualche cucchiaiata al riso e mescola bene. Sala l'interno di ogni pomodoro e le rispettive calotte con un pizzico di sale. Inserisci un cucchiaio di riso in ogni pomodoro, copri con la calotta e mettili nella teglia prescelta a seconda se li cuoci al microonde o nel forno tradizionale. Versa la salsa rimasta da un lato, cospargi con un pizzico di sale, un filo d'olio, copri con la calotta e cuoci seguendo le indicazioni presenti nella ricetta a seconda del tipo di cottura prescelto. Come puoi notare, sia il riso che i pomodori sono cotti alla perfezione e credimi, sono molto saporiti. Ed ora, come sempre, un grandioso saluto da nonna Picetto.